Milad Tangshir, buonasera. Buonasera. Tu sei iraniano e vivi a Torino da circa 3 anni, regista di The Celebration, che andrà in onda stasera circa alle 21.30. Parli della storia dei tuoi genitori. Questo è un documentario. Sì. Cosa ci dici di questa tua nuova esperienza? Sì, diciamo che è la prima volta che faccio un documentario. Prima di questo avevo fatto solo un cortometraggio di fiction. Eri già occupato quindi di regia? Sì, diciamo che solo prima di questo avevo fatto un cortometraggio qua, che ero fortunato e è stato scelto come miglior film in concorso dell'Università di Torino, quindi poi pensavo che potrei continuare questa strada e pensavo che i miei forse meritano seguire la loro storia, o diciamo che mi piaceva continuare a fare cinema con il soggetto dei miei, diciamo. Dei tuoi, quanta parte di realtà c'è e quanta parte invece è immaginata in questo corto? Immaginaria non c'è, ma diciamo che secondo me il documentario funziona così, che tu con pezzi di realtà che dai e non dai, cancelli, diciamo che in letteratura lo si chiamano ellipsis, nel senso che tu togli delle cose che sono in realtà, ma non per modificare, solo per raccontare dal tuo punto di vista, quindi di immaginario e di fantasia non c'è niente. Una biografia fedele, quindi? Sì, ma non completo, perché non volevo renderlo un film noioso parlando di una cosa personale, quindi diciamo è un highlight del loro matrimonio. Una celebrazione. Esatto, volevo che sia un piccolo celebration di una vita. Siamo qui a Shortini in questa location bellissima, sì. Quest'anno. Cosa pensi tu di questa location? Penso che la location è bellissima, soprattutto lo schermo e il mare. Lo so che da stasera avremo l'opportunità di guardare le stelle anche, no? Sì. Quindi una cosa che ci tengo a dire è che un po' diventa un po' troppo filosofico alla nerd, ma volevo dire che in astrophysics, che è una scienza delle stelle... Astrofisica? Esatto, è la materia, che il corpo umano è fatto con la materia, è esattamente la materia che è fatto le stelle, no? Quindi il nostro... Siamo fatti della stessa materia delle stelle. Sì, sì, esattamente. E quindi... E poi quella storia che c'è sopra e anche c'è sotto, e poi anche cinema, secondo me è un metodo molto forte, il più forse in nostri tempi, di trovare quei passi delle storie di umanità, dei ricordi di esseri umani. Quindi questo incrocio dello schermo e le stelle, secondo me è una cosa molto magical, che non si trova forse anche in festival più grande del mondo. Grazie Milad, grazie, buon Shortini. Grazie.